Oggi a Terza Pagina scopriamo le anime pezzentelle, a Napoli una mostra delle statuette votive per le anime del purgatorio e poi parliamo di editoria in cerca di soluzioni per il futuro. Anime in attesa di essere adottate, curate, pregate e quindi salvate dal limbo del purgatorio, un legame indissolubile tra il mondo dei vivi e dei morti. Le anime pezzentelle ritornano a casa, a Napoli, nell'ipogeo, nel complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. Oltre 100 le statuine, realizzate in terracotta dipinta fra XIX e XX secolo, acquisite dall'Opera Pia Purgatoria d'Arco e provenienti da una collezione privata e un tempo popolanti le edicole scomparse di alcune città. Le anime, mai esposte prima, sono le protagoniste di una mostra, unica nel suo genere, intitolata Ritorno, il culto delle anime pezzentelle. Un ritorno perché questo ci ha consentito di studiarle anche dal punto di vista storico-artistico, ci ha consentito di approfondire le loro pose, i loro atteggiamenti, il fatto che le braccia progressivamente si alzano ad invocare una Madonna che dal 1613 non poteva più scendere fisicamente nel purgatorio, ma che doveva restare in alto con le anime che tendevano verso di lei. I pezzi facevano parte di una grande collezione romana che rischiava la dispersione, rilevata da un restauratore napoletano, Diego Pissone, che l'ha acquistata pensando di riportarla a Napoli. Il collezionista, esperto del presepe popolare, aveva raccolto infatti nel corso della vita numerose statuette che un tempo popolavano quella miriade di piccole grotte con le anime del purgatorio, in attesa del rifrisco, disseminate in particolare nel centro antico della città di Napoli. Le anime raccolte testimoniano il grande affollamento del purgatorio. Preti, soldati, vecchi, giovani e fanciulle, a braccia aperte, alzate oppure in preghiera. Le figure si rivolgono verso il fedele per chiedere una preghiera che li avvicinerà al paradiso. Ci ha consentito soprattutto di organizzare questo incontro, come potremmo dire, assolutamente inaspettato tra le antiche e ben protette anime del purgatorio, i teschi, che sono custodite nelle edicole dell'ipogeo della chiesa del Purgatorio ad Arco, e le anime in terracotta, allestite da un allestimento un po' visionario. Il 14 dicembre del 1990 muore a Neuchâtel, in Svizzera, Friedrich Dürrenmatt, scrittore tra i più noti del secondo dopoguerra, autore di romanzi e opere teatrali. Il suo testo più famoso è La Promessa, costruito come un romanzo giallo ma che ne capovolge tutti gli elementi in una feroce critica dei luoghi comuni del genere. Niente più saloni del libro in concorrenza, ma il futuro resta molto nebuloso. È quanto emerge dalla riunione degli organi direttivi dell'AIE, l'Associazione degli Editori, tenutasi a Milano mercoledì scorso. Abbiamo preso atto, spiega il presidente Levi, che due saloni generalisti come quelli di Torino e Milano a breve distanza tra di loro sono troppo dispendiosi per gli editori e comportano divisioni nel mondo editoriale. Un mondo editoriale, aggiungiamo noi, sempre più alle prese con la crisi e con numeri poco incoraggianti per il settore. L'idea allora è di puntare su un rilancio di Milano, ma per il 2020, per una fiera che dovrebbe puntare sui giovanissimi e sull'innovazione. Parole che abbiamo già sentito e forse anche troppo spesso nei più svariati ambiti delle attività produttive del paese. È un'idea che comunque strizza l'occhio al settore ragazzi, l'unico ad essere ancora caratterizzato da un segno più davanti ai dati di bilancio, ma che eviterebbe volentieri sovrapposizioni con l'evento mondiale annuale della Book Fair di Bologna. Da Torino nel frattempo nessuna novità. L'unico dato certo è che il 24 dicembre si terrà l'asta per rilevare lo storico marchio del salone. E speriamo che arrivi un volenteroso Babbo Natale.